E amici miei, è Pokémon Art in diretta da Pianeta Hobbit. Ci spacchettiamo la spacchettella e troviamo generazioni sfuse come le caramelle che diceva Vasco Rossi in cartone. No, sciolte, è bellissima. E guardate, e poi i vapori accesi, la saga steampunk per eccellenza, XY11. Ma questa, una delle due ce la spacchettiamo dopo. Intanto lancio la petizione, amici miei. Vogliamo una palestra di Pokémon Go proprio qui davanti a Pianeta Obby su Via Leoncavallo a Milano. E apriamo questo Blastoise, amici miei. Apriamo bene perché anche il packaging è una bomba. Il marketing mix che tiene da 20 anni questa saga sulla cresta dell'onda è sicuramente importanza, e quindi apriamo bene, un po' sgangherato ma buono, perché comunque qui, amici miei, sapete quanto sia importante tutto. Allora, bellissima energia erba, Pantone, poi quella che io chiamo la cozza, e poi, amici miei, Caterpie, che abbiamo fatto evolvere sul Pokémon Go col Magic Uovo, e sono venute fuori tanti punti. E bellissimo Doduo! Guardate quanto è kawaii in questa sua allegria. Magikarp, Karpa Koi, spirito per la cultura giapponese e festa del bambino a marzo. E amici, è una bella bomba, amici, che stavamo cercando, vedete? Mega Gardevoir X, e la stavamo cercando, amici miei, la aggiungiamo nella colletta di questa serie veramente veramente special. E poi, amici, il pacchettillo continua così con Pinsir. Bellissima questa, io ho la carta, quella prima di questa, che gli fa il dispetto di rubargli gli occhiali. C'è anche storytelling, allegoria. Va bene, questa energia qua. Mister Mime, pure lui, protagonista di Pokémon Go. E amici miei, da Pianeta Hobby col pacchettello Generazioni, qui il Medical Hentai procede bene, tutto a posto. Pianeta Hobby, ricordatevi, petizione sul mio canale Palestra di Pokémon Go. Amici miei, Matané.